Ciao ragazzi, sono Veronica e sul mio canale parlo di creatività, sostenibilità e cura delle piante. Nel video di oggi vi parlo di un argomento a cui avevo accennato nel video sulla cura del potos, ovvero come propagarlo. Anche questo argomento mi sembrava all'inizio un po' scontato per me, ma ho notato che non tutte le persone sanno effettivamente come propagare il potos. Quindi, visto che comunque avrei dovuto fare delle talee, ho deciso di filmare il video. Propagare il potos è molto molto semplice. Basta tagliare in corrispondenza dei nodi, ovvero in prossimità dell'intersezione della foglia con il fusto. Vi faccio vedere con una clip per capirci meglio. Come vedete, questo potos ha perso numerosissime foglie quest'inverno. Questi tre fusti sono i potos di mia nonna. Quando ci ha lasciati ho deciso di prendere queste piante come ricordo. Quindi questa parte è semplicemente la parte di crescita che aveva già da anni a casa di mia nonna e era una pianta molto sofferente perché non prendeva luce, mia nonna era troppo malata per curarla. Quindi è naturale che quest'inverno abbia perso tutte queste foglie vecchie. Visto che così è un po' bruttarella, sinceramente, e non vorrei creare un vaso solo con le talee derivanti dalla pianta di mia nonna, ho deciso letteralmente di darci un taglio per rinforzarla. Per prima cosa disinfetto le forbici con dell'acqua ossigenata o dell'alcol, in modo da scongiurare possibili infezioni nella pianta. Ora vado semplicemente a tagliare quante talee desidero. Queste talee possono andare sia direttamente in terra, avendo cura di mantenere umido il terreno, mi raccomando umido, non zuppo. Invece io scelgo la strada più semplice e più comune, mettendole in acqua, in modo da monitorare la crescita delle radici. Mi raccomando, il nodo deve essere o completamente interrato se decidete di metterlo in terra, oppure deve essere completamente in acqua se decidete quest'altro metodo. Ecco pronte tutte le mie talee. Ora c'è da attendere. Ci rivediamo tra qualche settimana quando ci saranno le radici. Eccoci ragazzi, dopo circa un mese e mezzo, devo andare a controllare da quando abbiamo fatto le talee del potos. Vi voglio far vedere gli steli madre da cui ho tagliato le talee, che sono questi tre. Come potete vedere, hanno iniziato a mettere delle foglie nuove. Una è qua, qua addirittura ne ha due. E qui sembrava di averlo visto anche qua. Sì, questo qui. Questo qui. Sono molto contenta, come potete vedere, ricresce molto velocemente. Fare talea è un ottimo modo, come potete vedere, per rendere più folta una pianta che ha perso molte foglie, la rinvigorisce e la stimola a fare foglie nuove. Sono molto contenta. Ora sono un po' indecisa se togliere questi tre steli e metterlo nel vasetto insieme alle talee, in modo da fare, come avevo detto nelle altre clip, nelle precedenti clip, quando abbiamo fatto il talè, fare un unico vaso con tutte le piante di mia nonna. Adesso ci penso un attimo e vedo se riesco a svasare il tutto, se ne ho voglia. Ci penso un attimo.
Finalmente mettiamo in terra le talee del mio pothos. È passato un po' di tempo, le radici sono cresciute tantissimo, forse sono anche più lunghe di quanto desiderassi, ma non ho avuto il tempo di farlo prima, questa operazione, quindi sono cresciute, ma non mi preoccupo, non è passato tantissimo tempo, sarà passato circa un mese e mezzo. Di solito le metto in terra un po' prima, con le radici meno lunghe, ma va bene, non penso che ci siano assolutamente problemi. Sembra che abbiano radicato quasi tutto. L'uniche talee che non hanno radicato, se riesco a prenderle, sono i vetch stick, cioè quelli pezzi di fusto senza foglie, vediamo se riesco a tirarne fuori una, ecco, che però non ha messo radici, ma ha messo un accenno di foglia. Anche le altre mi sembrano stesso stato. Credo che queste le lascerò ancora un po' in acqua e aspetto che facciano delle radici, mentre le altre adesso le metterò in terra. Allora, scelgo un vasetto non troppo grande perché comunque non hanno tante radici, sono piccole. Credo che prenderò questo. Sul fondo metto un po' di argilla perché non ho la retina da mettere sul fondo. Come terriccio uso sempre il mio mix per piante tropicali con bark, argilla, perlite, terriccio, no, l'ho detto, e fibra di cocco. I pothos, come ho spiegato nel mio video su come prendersene cura, non ha bisogno di chissà quale mix, basta un terriccio universale con un inerte, prendere un po' più leggero il terriccio e va bene così. Però io ce l'ho già pronto questo mix, quindi vado ad usare questo anche per pigrizia. Comunque male non ci fa, anzi. Ok, andiamo a vedere come sono le radici. Sono tutte ingarbugliate. Allora, tolgo tutti i wet stick, come potete vedere questo è un altro che ha messo un bel po', una bella fogliolona, però sta anche mettendo un accenno di radici e quindi questo poi lo rimetterò dentro l'acqua. Questa, guardate qua che belle. Queste. Un altro wet stick, sto mettendo due foglioline. Allora questo sta mettendo le radici, tutto ok, però questo pezzo, come potete vedere dal colore, sta marcendo, quindi lo andrò a tirar via e credo anche che taglierò, farò due talee perché come vedete ha messo due radici qua, forse, adesso vedo perché anche sta foglia non è messa molto bene. Adesso penso come tagliarla al meglio questa talea. Benissimo. Qua non è cresciuta tanto la radice, forse la rimetterò in acqua un altro pochino. E qua sono gli altri wet stick che sempre stanno mettendo le foglie ma non le radici. Queste le rimetterò poi in acqua, intanto le metto sempre qui. Sto quasi pensando che forse sto vaso è anche troppo piccolo.
Intanto devo andare a prendere una forbice per tagliare questo che non ho preso, quindi scusatemi, vado un attimo a prenderla. Eccomi qui, sono andata a prendere la forbice che ho intanto disinfettato con dell'alcol. Credo che taglierò proprio tutto questo pezzettino. E credo che tirerò via anche questa foglia che è in eccesso. E credo che andrò a prendere un vaso un po' più grande perché questo è troppo piccolo, come al solito mi sbaglio, quindi mettiamo qua un po' di argilla. Mescolo un po'. Prima con le mani. Ok, messo un po' di terra sul fondo, adesso metto le mie talee. Che bello, sono felicissima di adesso di avere un vaso con tutta la pianta di mia nonna. Così da avere proprio il ricordo da dire questa pianta è di mia nonna, era di mia nonna. Faccio sempre un sacco di fatica a rinvasare le talee del potos, non è facile, vale stare tutte per bene. Queste un po' più piccole, quindi le metto adesso. Scusate le mie mani tutte sporche di terra. Ecco qui. Pronto, pronto. Sono molto felice. Che bello. È bellissimo il dono che ci fanno le piante tramite, appunto, come può essere una talea. Cioè, questa potrei anche regalarla a qualcuno e trasmettere, donare altro amore e affetto tramite una pianta. È un bel simbolo, la talea. Allora, quindi adesso ho messo in terra questo, aspetterò fino a quando non faranno radici anche queste, le metterò sempre nello stesso vasetto. Che bello. Quindi per il video di oggi, o meglio per il video sulla propagazione del potos, è tutto. Spero che possa esservi stato utile in qualche modo. Ci vediamo prossimamente. Un bacione, Veronica. Ciao!